nuovo video per Fair Play. Allora, oggi andiamo ad analizzare un po' tatticamente la partita che c'è stata questo sabato nella nostra Serie A tra Roma e Milan al Tre Fontane, perché credo che sia stata una partita molto interessante dal punto di vista tattico, considerato che abbiamo visto affrontarsi due squadre talmente tanto diverse dal punto di vista dell'approccio in campo, con due allenatori sicuramente agli opposti, e dicevo talmente tanto diverse da essersi sostanzialmente annullate con un pareggio, con un 1-1. La partita è stata veramente stupenda e secondo me ci sono stati degli spunti tattici molto interessanti da analizzare. Allora, innanzitutto andiamo a vedere come sono scese in campo le due squadre. La Roma in rosso è scesa con il suo solito 4-2-3-1, in casa non c'era Ove, e quindi trequartista dietro la prima punta è scesa Andressa, che ha fatto benissimo il suo lavoro, ha segnato anche un gol molto bello, un palo gol da fuori area che poi ha pareggiato i conti contro il Milan, che invece è sceso con un 3-4-3, come vediamo qui, dunque una grande copertura laterale. Poi dopo andremo a vedere qual è stata la chiave per il Milan per affrontare questa partita in un modo tatticamente secondo me molto intelligente. Allora, innanzitutto andiamo proprio a vedere quello che è stato infatti l'approccio del Milan nei primi minuti e quello che ha permesso poi dopo a Gans di giocare un primo tempo secondo me molto, molto propedeutico poi dopo ad affrontare in una seconda fase, nella seconda fase di 45 minuti, la partita con quello che era un po' la sua filosofia di gioco. Il Milan scendendo in questo modo in campo, quindi con un 3-4-3 anche in fase offensiva, è riuscito a giocare molto sulla lateralità. Questo che cosa vuol dire? Che con queste tre giocatrici, dunque l'esterno di parte delle tre punte, da una parte Valentina Bergamaschi, dall'altra Linda Tucceri, sono riusciti a creare quelli che erano un po' dei triangoli, no? In questa zona di campo, facendo anche avvicinare o il terzino, il terzo di difesa, oppure direttamente l'interno di centrocampo, proprio per andare a sfruttare questa zona di campo che la Roma riusciva con più difficoltà a coprire. Questo in generale è un espediente tattico che si utilizza molto spesso in quei moduli che utilizzano le tre punte, per quanto questa dicitura possa essere corretta, Coverciano si arrabbierebbero un po', però diciamo tutti quanti quei moduli che adottano i tre attaccanti qui davanti, quindi anche il 4-3-3. Bene, questo gioco di lateralità nel quale si vanno a creare poi, no, dei triangoli con moltissime trame di passaggio per arrivare sul fondo e trovare le due punte, in questo caso c'erano, ad esempio c'era Lins di Tomà che ha giocato un'ottima partita, soprattutto sacrificandoci molto nel secondo tempo, ma comunque l'idea del Milan era proprio quella di arrivare sul fondo con questo gioco di triangoli in quella zona di campo dove la Roma era un po' carente, perché nel momento in cui, come la Roma, vai ad impiegare due centrocampisti in questa zona di campo non è facile andare poi dopo a ripiegare, perché era costretta a farlo praticamente Lionna da una parte, che giocava sostanzialmente in attacco, Sertolini dall'altra, andando un po' a snaturare quello che era il suo ruolo. Proprio così il Milan è riuscito ad imporsi durante il primo tempo con qualche occasione considerevole e poi dopo andare a segnare il gol dell'1-0 proprio con Tomás sul calcio d'angolo, battuto da Greta Adami. In questo 3-4-3 il Milan utilizzava anche Cristi Grimshaw come, diciamo, interno di centrocampo, nonostante la sua fosse una propensione molto più votata all'attacco, e infatti molto spesso i triangoli venivano proprio effettuati con lei, nonostante anche Greta Adami sia una giocatrice dal tocco particolarmente delicato e propensa anche a questo tipo di giocate. Però la chiave del Milan durante il primo tempo secondo me è stata decisamente questa contro la Roma. Roma che invece è scesa in campo in un modo completamente diverso, andando a sfruttare quelle che sono le sue potenzialità sempre sulla lateralità, ma in un modo completamente diverso, perché ponendo il caso che qui avessimo Giada Greggi e Manuela Giuliano, con la loro qualità viene da sé che ovviamente la transizione sulla lateralità sia molto più diretta. La Roma è molto abile anche nelle ripartenze e quindi nel momento in cui vai a sfruttare questo è l'assetto tattico della Roma, scusatemi, nel momento in cui vai a sfruttare le grandi abilità sugli esterni delle tue giocatrici,
e hai due centrocampiste come quelle che ha la Roma, particolarmente propenso a queste imbucate, è ovvio che l'obiettivo sia principalmente quello di andare ad attaccare quelli che sono chiamati gli half space, cioè quegli spazi che si trovano sostanzialmente tra il centrale di parte e il terzino. Questi spazi qui sono gli half space che alla Roma piace molto attaccare, ad esempio con Benedetto Aglione, che ha giocato una partita fantastica questo sabato colpendo anche due pali, o con Anna Maria Sertolini dall'altra parte. La lateralità del Milan dunque è completamente diversa rispetto alla lateralità della Roma, che in avanti ha fatto un po' più di difficoltà rispetto al solito, secondo me per due motivi. Il primo, perché non c'era, perché qui in mezzo c'era Andressa e non c'era Ove. Questo non vuol dire che Andressa abbia giocato una partita peggiore rispetto alla Roma arrivata nella capitale, ma Ove ha una caratteristica in più rispetto ad Andressa, cioè quella di essere piuttosto duttile in queste tre zone dell'attacco e quindi di poter essere impiegata, come spesso abbiamo visto, sia come esterna di sinistra che come esterna di destra che come trequartista dietro la prima punta. Questo continuo movimento delle punte della Roma comporta poi il dare molti pochi punti di riferimento alla difesa avversaria e dunque diventa una squadra veramente difficilissima da marcare. Con Andressa, che comunque ha giocato una partita incredibile, molto bella, come ripeto, c'era molto di più questo movimento, cioè quello ad abbassarsi durante la fase di impostazione. Per definizione la fase di impostazione o costruzione è quella in cui si supera la prima zona di pressing avversario. Dunque Andressa andava molto spesso ad abbassarsi, ad andare a dare aiuto ai centrali che impostavano con l'aiuto dei due terzini abbastanza larghi. Nel momento in cui c'era bisogno scalava Greggi e poi dopo c'era proprio Andressa che andava ad occupare questa zona di campo che spesso era occupata anche da Giuliano, alla quale comunque in linea generale viene data sempre molta libertà di occupare gli spazi in mezzo al campo durante la prima fase di costruzione. È stato molto bravo il Milan, e adesso ripassiamo a vedere un attimo l'assetto del Milan, soprattutto nel secondo tempo, secondo me, perché se il modulo di partenza era, come abbiamo visto, un 3-4-3, durante il secondo tempo, cioè quello dove il Milan ha preferito molto di più far giocare la Roma a calcio, c'era un po' un piccolo cambiamento, un piccolo grande cambiamento, cioè lo scalare di questi due esterni, come abbiamo già detto, Bergamaschi e Linda Tuccelli, che andavano a creare una linea a 5, e il centrocampo, che non restava di certo a 2, faceva abbassare o Stapelfeld oppure Aleguagni, che andavano poi a fermare una linea a 3. Per evitare un approccio un po' troppo di coperture, poche ripartenze, Maurizio Ganzi ha deciso di dare delle indicazioni, evidentemente le sue due attaccanti che dovevano decidere di restare in avanti, facendo la cosiddetta smarcatura preventiva, cioè quel movimento che fa l'attaccante nel momento in cui la propria squadra sta difendendo per smarcarsi nel caso in cui la palla venisse recuperata. Nis De Tomà è molto brava a fare questa cosa, è stata molto brava nelle ripartenze, lo abbiamo visto, ha trovato Camellia Chiazza, che ha fatto una grandissima partita, ha calato la sala cinesca veramente, ma il Milan dal punto di vista delle ripartenze se l'è giocata molto bene. Anna Maria Sertolini da questa parte a sinistra ha fatto molta difficoltà, perché ha trovato davanti a sé Codina e perché ha trovato davanti a sé una difesa ben schierata, e dunque nel momento in cui viene fatta questa densità non condivido molto, ecco, la scelta di mister Spugna di averla sostituita per Mijatovic, perché anche lei ha fatto molta difficoltà, non è entrata bene in partita, perché in questo caso secondo me davvero il problema era andare un pochettino ad aiutare l'esterno di parte nel caso in cui non sia ispirata come Glionna e dunque non trovi sempre il varco giusto. In quel caso bisogna cercare di andare a dar supporto con il mediano di parte o addirittura con il terzino, la Roma dei terzini molto abili a salire, per andare a fare quelle sovrapposizioni, quei giochi di scambi che possono aiutare poi dopo la fase di finalizzazione.
Il Milan ha giocato la sua partita, ha giocato una partita, ripeto, secondo me molto intelligente tatticamente. Conosciamo il gioco di Maurizio Ganza, sappiamo che è un gioco, vogliamo chiamarlo speculativo o vogliamo chiamarlo catenaccio, possiamo fare quello che vogliamo, però è un'idea ben concreta, ben precisa di gioco. I problemi del Milan sono stati altri in questa stagione, non è stato di certo il gioco di Maurizio Ganso, che può non essere spettacolare, può non essere bellissimo, ma non è nient'altro quello che diverso tempo fa consacrò Nereo Rocco nella nostra Italia, consacrò Helen Herrera con l'Internazionale, con l'Inter, ed è dal punto di vista teorico veramente una sublimazione tattica, perché guai a pensare che sia facile giocare una partita in questo modo. La Roma è più spettacolare. La Roma è più spettacolare, la Roma ha giocatrici fantastiche, la Roma ha questo assetto veramente che gli permette una grande abilità a gestire il pallone, una grande abilità nelle transizioni dirette, in contropiede cosiddette. Non mi sento di dire quale sia stata la squadra che ha meritato questa partita, perché veramente hanno approcciato tutte e due in un modo perfetto, secondo me, difatti si sono annullate. Dunque, possiamo dire che in questo Roma-Milan abbiamo visto veramente la rappresentazione di una dissertazione di tipo calcistico, di una discussione che si protrae da centinaia di anni. Si protrae nei nostri bar, si protrae a Coverciano, si protrae un po' ovunque, l'eterna faida tra chi crede che il gioco debba essere anche bello e chi invece crede che le difese debbano chiudersi e segnare quel gol in più rispetto all'avversario per portare a casa i 3 punti. È per questo che io credo che Roma-Milan sia stata veramente una partita fantastica, una partita anche molto divertente, che ha rappresentato veramente due filosofie di gioco completamente diverse, ma ugualmente attuate nel migliore dei modi, secondo me. Per altri video, per altre analisi tattiche come questa, seguiteci sempre qui su Fair Play, sui nostri canali social, anche Facebook e non solo YouTube, anche Instagram. Come sempre qui, diciamo, su Fair Play, storie di calcio, storie di vita.